Care ticinesi, cari ticinesi, ho scelto questa giornata di un sole che tutti ci invidiano per rivolgervi un semplice messaggio. Questo paese è fantastico, il Ticino è veramente il paradiso della Svizzera e del mondo. Ne siamo fieri, lo amiamo, ci viviamo bene, con piacere. Però abbiamo anche dei problemi, questo lo sappiamo. Ci fanno pressione da nord, ci fanno pressione da sud, abbiamo una problematica del mondo del lavoro ticinese che deve essere affrontata con decisione. Come risolvere il problema? Beh, direi che non dobbiamo buttare a mare tutto quello che abbiamo e non dobbiamo pensare di risolvere il problema giocando il Ticino contro la Svizzera. La ricetta è un'altra, la ricetta è quella della mano tesa e della voce chiara e forte. Dobbiamo dire quello che vogliamo, dobbiamo farci ascoltare, dobbiamo creare i ponti e le amicizie a Berna affinché la Confederazione non dimentichi il Ticino. I cinesi hanno parlato chiaro spesse volte, adesso si tratta di trasformare nei prossimi 4 anni le loro preoccupazioni in decisioni concrete di politica federale. Per ottenere questo bisogna non solo parlare chiaro ma anche farsi ascoltare. L'esperienza di questi anni in Parlamento mi ha permesso di creare la rete di conoscenze e di contatti giuste per far passare il messaggio del Ticino. Tante cose le abbiamo già portate a casa, ne porteremo a casa tante altre nei prossimi 4 anni. Per voi, con voi, grazie a voi, con efficacia e con successo. Viva il Ticino, viva la Svizzera!